Dunque, senta, io vorrei fare una raccomandazione ai dirigenti e all'assessore, perché capisco, vabbè, 2017 ormai sono queste, insomma, le indicazioni dell'amministrazione, però vorrei ricordare che per quanto riguarda le seconde case in affitto, ci sono varie tipologie di contratto a norma della 431 del 98, mi pare, no? C'è una tipologia che è quella di un contratto che non è 4 più 4, ma è 3 più 2, è un contratto che favorisce, diciamo, anche l'inquilino, perché il fitto, il canone, è regolato da un accordo tra organizzazioni sindacali degli inquilini e quelli della proprietà edilizia, quindi è un canone, diciamo, più basso. Questo, diciamo, segmento contrattuale in realtà viene favorito innanzitutto dallo Stato, perché per esempio per quanto riguarda l'IMU l'imponibile è diverso. Viene considerato solo l'85% del disponibile e ci sono anche altri favori fiscali che lo Stato fa a quella proprietà che affitta, diciamo, a un canone più basso, concertato. E se voi andate a vedere su internet, basta vedere su internet, lo dico anche ai dirigenti, voi scoprite che tantissimi comuni differenziano anche la TASI, differenziano la TASI anche l'IMU, perché si cerca complessivamente di favorire questo segmento del canone, diciamo, più equo, non equo canone, ma un canone più equo. Quindi per il prossimo anno io invito l'assessore e i dirigenti a studiare la possibilità di diversificare le aliquote IMU e TASI, favorendo questo segmento all'affitto, che va, come dire, incentivato e allargato, perché favorisce l'inquilino, ma anche il proprietario ha dei vantaggi fiscali dallo Stato. Va bene? Grazie, consigliere Santillo.